Dal 3 luglio scorso è ritornato in scena al Teatro Nazionale di Milano Dirty Dancing con un nuovo allestimento, una versione ancora più coinvolgente diretta da Federico Bellone. Una storia intramontabile, quella di Johnny e Baby, che dopo 28 anni dall'uscita del film torna a emozionare il pubblico, questa volta a teatro. Protagonista femminile di questa storia è Baby, ovvero Sara Santostasi. Ciao Sara, benvenuta. Ciao, grazie mille. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. A parte il caldo, tutto bene. Ecco, sorvoliamo. Dunque, prima di parlare appunto del nuovo allestimento, vorrei chiederti com'è andata la tua esperienza nei primi 2 mesi di repliche da ottobre a dicembre. Beh, è stata un'emozione grandissima. Era il mio primo ruolo teatrale perché comunque vengo da cinema e TV, quindi Certo. completamente un mondo diverso. E è un ruolo faticoso, ma Beh, allo stesso abbastanza. tempo divertentissimo. Cioè io mi diverto come una matta quando faccio Baby, quindi sono molto molto La felice. difficoltà maggiore che hai avuto, se c'è stata, qual è stata? Beh, diciamo che preparare l'angelo non è stato proprio semplice per noi, Ecco, il famoso volo perché dell'angelo. insomma, nessuno dei due sapeva da dove cominciare, da dove mettere mano, quindi non è stato proprio semplice. Abbiamo faticato un bel po' l'altro anno, abbiamo avuto anche momenti di panico serio, nel senso non ci verrà, ci verrà, non ci viene, E insomma. invece ce Quindi è l'avete stata la fatta parte perfettamente. più difficile, sì, ma infatti adesso, il primo giorno di prove che abbiamo fatto di questo nuovo allestimento, ci siamo guardati, facciamo l'angelo come prima cosa, Infatti poi io abbiamo deciso. mi trovavo all'Expo quando avete presentato lo spettacolo lì, è venuto benissimo questo Sì, angelo. oramai siamo Volate, estranei, oramai insomma, sì, volate. oramai si vola. Allora, nuovo allestimento, nuove scenografie, nuove coreografie. È cambiato qualcosa anche per Baby? Cioè, Ma hai è rivoluzionato un po' il cambiato. tuo personaggio o no? Il personaggio è lo stesso, la storia è la stessa, è difficilissimo, non si può No, ma cambiare quello che nel senso è. Però che magari appunto dopo appunto hai avuto già 2 mesi di esperienza, insomma, hai cambiato qualcosa per te nel fare il tuo personaggio? Gli hai dato qualcosa in più? Ma penso io come tutti, abbiamo sicuramente trovato molte più sfaccettature dei Certo. nostri personaggi, perché comunque li abbiamo già affrontati per un Appunto. lungo periodo l'altro anno, e quindi il lavoro che abbiamo fatto quest'anno è stato tutto di trovare cose nuove e in più, Certo. quindi quello assolutamente sì, Ovviamente abbiamo scoperto molte più cose. l'esperienza col tempo aiuta anche a migliorare, insomma, un Certo, personaggio. assolutamente sì, abbiamo trovato piccoli dettagli che ci sono serviti a migliorare il tutto. C'è un aneddoto divertente che ci vuoi raccontare che è successo magari durante qualche replica? Io le chiamo le papere da musical. Sì, sono successe. E come? Uno in particolare che ti Io viene in mente? ne ho due nel cuore, ma perché da quando sono successe io ho a volte delle difficoltà a rimanere seria tuttora. Ah, Il ecco. peccato è che, sì, sono cose che succedono e rimangono impresse, che il nostro Billy, che è Marco Stabile, Sì. una sera si è detto, sai Baby, conosciamo un dottore, quando c'è tutta la scena completa, un Sì. dottore, invece che dirmi un dottore vero, mi è uscito un dottore qualunque e lì è stato difficilissimo mantenere La la risarella serietà quando davanti. arriva è Ho terribile. fatto tutta la scena guardando a terra perché ho detto: se sì, io guardo qualcuno di loro adesso muoio. E me la ricordo proprio come se fosse ieri, cioè terrificante. No, ma lo E capisco, quando un'altra. arriva la risarella è terribile da La nascondere. concentrazione deve essere tanta, insomma. Ovvio, certo, queste sono anche le cose che ti rimangono impresse poi Ma sempre. sì, è normale. E succedono, e che è giusto che succedano, insomma. Ovvio, ovvio, anche per divertimento vostro, insomma. Ma sì, l'importante è andare avanti e che il pubblico non
percepisca così tanto, le nostre difficoltà. Certo. Poi Dunque, vediamo se vado a dopo Bruxelles. Milano andrete in tour il 6 agosto a Bolgheri, l'8 agosto a Cattolica, il 10 agosto all'Arena di Verona Di Verona, e sì. dal 13 novembre al 10 gennaio al Gran Teatro Saxa Rubra di Roma. Perciò Sì, un bel tour. un bel tour. Sì, Allora, sento che un bel invita, tour. fai un invito al nostro pubblico. Vi aspetto tutti a teatro perché anche chi l'ha già visto, perché lo spettacolo è completamente nuovo e, se posso dirlo, più bello, cioè nel senso a me piace tantissimo questa nuova versione. Quindi vi aspetto per emozionarvi e divertirvi insieme a noi. E io verrò domani sera a vedere la nuova versione, perciò sono Allora ti molto curiosa, aspettiamo. molto curiosa. Grazie Sara, buon lavoro, Grazie ti ringrazio e ci vediamo presto. Un a te. A bacio. prestissimo, ciao. Ciao, 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 ciao.